e con trepidazione, ma anche con gioia e affetto, che vi presento a voi, fratelli e sorelle carissimi della Chiesa di Modena Nonantola. Per iniziare il mio servizio episcopale, accogliendo con devozione filiale e con animo grato la decisione del Santo Padre Benedetto XVI. Se il gravoso compito che mi ha affidato come vescovo vi riempie di tremore, l'accoglienza affettuosa che mi avete riservata mi dà forza e serenità. Saluto con particolare affetto e con gratitudine Monsignor Benito Cotti, che mi ha passato il pastorale e che oggi celebra, come è stato ricordato, il 51° anniversario di ordinazione sacerdotale. So quanto significativo sia stato il suo servizio episcopale in diocesi. Questo mi riempie di responsabilità a proseguire il cammino intrapreso obbedendo alla storia di questa diretta Chiesa. Grazie Eccellenza, siamo certi che continuerà a seguirci, soprattutto con la preghiera di intercessione. E anche noi non ci dimenticheremo di lei. Saluto poi il Monsignor Paolo Lo Savio per le espressioni augurali che mi ha rivolte e per avermi aiutato a entrare nel cammino concreto dell'Arcidiocesi. Mi unisco a lui nel saluto a tutte le autorità civili, religiose e militari di ogni ordine e grado, a partire dal nunzio apostolico Monsignor Giuseppe Bertello e dal senatore Carlo Amedeo Giovannardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, delegato a rappresentare il governo. Un saluto affettuoso ai miei compaesani e a tutti i piacentini. Le proprie origini danno l'impronta a tutta la vita. Con un quale affetto saluti i cesenati, che hanno segnato in modo indelebile i 6 anni trascorsi con loro. Saluto tutti voi, popolo dell'Arcidiocesi di Modena Nonantola, nella bellezza e nella varietà dei doni di cui l'ha arricchita lo Spirito Santo. Vorrei prendere quello che dicevo al signor Sindaco nella Chiesa del Mondo. Grazie Modena. Mi sento ormai legato a te e a tutti i tuoi abitanti, a cui voglio consegnare tutte le mie energie. Vengo volentieri, con i valori grandi della vita, assimilati anzitutto dal Piacentino, la terra delle mie origini, e con la compagnia buona corroborante dei molti legami che il Signore mi ha dato di essere a Cesena. Sicuro che non si reagiranno mai, ma saranno arricchiti dai tanti che sicuramente da oggi avrò la possibilità di costruire con la tua gente. Un saluto affettuoso alle persone che sono rimaste fuori dalla cattedrale e che sono collegate tramite gli schermi posti all'esterno e a quelli che seguono la diretta televisiva, in particolare gli ammalati e quelli che non hanno potuto muoversi. Questa nostra stupenda cattedrale, la Chiesa Madre, è oggi troppo angusta per accogliere tutta la famiglia dei figli di Dio sparsa per la diocesi. E vorrebbe eliminare le barriere dei muri per unire in un unico abbraccio tutti, compresi quelli che per un motivo o per l'altro non sono qui. Come la cattedrale allarghi di armire le braccia per accogliere tutti, io vorrei avere un cuore grande dove tutti possono trovare accoglienza. Ma come assumere tale ampiezza? Sono consapevole della mia povertà, ma anche della ricchezza che devo portare, Gesù Cristo. E allora il segreto per accogliere tutti è lasciare trasmare il mio cuore su quello di Cristo. Sant'Ambrogio afferma che il vescovo è vicario dell'amore di Cristo. La nomina che un vescovo è accompagnata
tante domande, tramontate quelle della semplice curiosità, emergono altre più impegnative, più coinvolgenti. Che tipo di vescovo sarà? Sarà davvero vescovo per la gente e con la gente, come è stato sottolineato a Cesena? Che programma pastorale ha in testa? Vedete, alla citazione di Sant'Ambrogio, non vorrei parlarvi di me, ma di lui, di Gesù Cristo, di come, incontrando uno, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, diventa una creatura nuova. Vorrei fare mie le parole di Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Novo Millennio. Non ci seduce, certo, la prospettiva ingenua che di fronte alle grandi sfide del nostro tempo possa esserci una formula magica. No, non ci salverà una formula, ma una persona. E la certezza che essa ci infonde: io sono con voi. Non si tratta allora di inventare un nuovo programma. Il programma c'è già, è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla prima tradizione. Esso si incentra in ultima analisi in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per vivere in Lui la vita trinitaria e trasformare con Lui la storia fino al suo compimento nella Gerusalemme celeste. È un programma che non cambia col variare dei tempi e delle culture, anche se del tempo e della cultura tiene conto per un dialogo vero e una comunicazione efficace. Vorrei tanto riuscire a parlare al cuore di ognuno e comunicare con efficacia il messaggio di Benedetto XVI: chi incontra Cristo e lo segue non perde nulla della sua umanità, proprio nulla, ma acquista tutto. Vorrei tanto riuscire ad essere vicario dell'amore di Cristo e, cogliendo il messaggio di questa quarta domenica di Quaresima, chiamata nella tradizione domenica in Italia, essere servitore della vostra gioia. Non di quella gioia effimera e illusoria, ma la gioia che nasce dalla comprensione del dono grandissimo della vita e del suo senso. Vicario dell'amore di Cristo, servitore della vostra gioia. Sono queste le due linee che colgo in termini forti dal messaggio della liturgia della parola di questa domenica all'inizio del nostro cammino. Vicario dell'amore di Cristo. Abbiamo ascoltato le parole di Paolo rivolte ai Corinti: noi fungiamo da ambasciatore per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Il bisogno di riconciliazione è uno dei più urgenti. Abbiamo bisogno di riconciliazione nella nostra vita personale, nelle relazioni che fanno parte della nostra quotidianità, ma anche nella vita sociale. Dobbiamo riconciliarci con noi stessi, con la nostra vita che a volte trasciniamo passivamente, a volte strapazziamo e buttiamo via per niente. Dobbiamo riconciliarci con la natura che continuiamo a saccheggiare come un bottino, invece di custodirla come un tesoro che ci ha affidato. Dobbiamo riconciliarci con gli altri a livello personale e sociale, superando i conflitti, le guerre, le ostilità, i missili, gli odi, tutte le cattiverie che avvelenano la convivenza umana. Quindi c'è bisogno di riconciliazione con noi stessi,